Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video sempre dedicato all'uncinetto e al lavoro a maglia. Oggi sono qui con voi con un nuovo fai da te dedicato, come ho detto prima, all'uncinetto. Andiamo a fare questa bella sciarpettina per bimbo con struttura ad X. La concatenazione di queste maglie basse infatti crea questa sorta di pattern con queste X, un pattern nuovo che non uso molto molto spesso. Ovviamente le misure sono sì, misure bimbo, ma questo procedimento può tranquillamente essere usato per qualsiasi altro tipo di sciarpa anche, insomma, quindi sciarpa da grande, se la vogliamo chiamare così, sciarpa con misure normali. Potete utilizzarlo per qualsiasi creazione che voi preferite e di qualsiasi misura. Andiamo immediatamente a vedere il filato che vado ad utilizzare e poi vi faccio vedere anche il procedimento. Qui davanti a me c'è questa qui, questo filato di Rico Design, si chiama Super Tweed e Super Chunky, quindi molto molto spessa, 100 grammi per 90 metri. E ha anche le piccole sparkles molto molto carine, 50% lana e 50% acrilico. Qui consigliano uncinetto da 10, però noi andiamo ad usare quello da 12 perché, come potete vedere, è una lana molto molto spessa, è un filo molto molto spesso, infatti è super chunky, che vuol dire spesso. Il colore è il numero 3. Ha questi colori molto molto carini, questi sprinkles o sparkles, dipende come le vogliamo chiamare. E sapete che io ho un po' una passione per questo tipo di filato perché mi piacciono tantissimo questi colorini che compaiono tra filo e filo, e quindi sono contenta di utilizzarla. Andiamo immediatamente a lavorare e ovviamente vado ad usare queste misure bimbo, quindi sono delle misure un po' ridotte. Fate attenzione a fare il resize, quindi a cambiare la misura se volete lavorare per un altro, insomma, per un altro tipo di fisico. Io ho srotolato e adesso noi cominciamo con le nostre catenelle. Andiamo a fare uno spessore per la nostra sciarpettina di 11 catenelle. Vado a mettere qui. In questo modo vado a fare 11 catenelle. Perfetto, 11 catenelle fatte e a questo punto andiamo direttamente a sviluppare la sciarpa su questo spessore, che dopo andremo a misurare, così vi dico anche i centimetri precisi. Andiamo a lavorare in magliettine basse, come vi avevo già anticipato. Infilo qui, nella prima magliettina, ok? Infilo l'uncinetto. Attenzione, cosa vado a fare? Quando vado a prendere il filo, io giro non... Completo la mia prima magliettina bassa, mi infilo, porto all'interno il filo e chiudo. Passo sopra e porto all'interno. Ed è così che ottengo l'effetto ottico che vi ho fatto vedere prima. Vedete, passo esterno, chiudo, magliettina bassa, passo esterno, chiudo e magliettina bassa. Continuo in questo modo e vado così a finire questa prima riga. Ultima magliettina bassa nell'ultima riga. Nell'ultima catenella. Magliettina bassa qui e questa è la prima riga con l'effetto ottico ad X che vi dicevo. Infatti vedete, tra le due parti sopra, nelle parti in mezzo, abbiamo queste piccole X. Per continuare faccio una catenella per l'altezza e poi lavoro sempre le mie magliettine basse. Vado sempre a lavorare sotto le magliettine basse che ho appena realizzato. Vedete dove le ho concatenate, praticamente tra magliettina e magliettina. Facciamo molta attenzione. Piccolo step, facile, però insomma è importante rimanere in focus. Sotto, magliettina bassa.
termino un'altra riga in magliettine basse e utilizzando questo, sempre questo insomma processo, continuo e vado a fare il resto della sciarpina. Comunque vedete, praticamente in mezzo alle due righe mi si formano anche quei buchini, no? Che fanno parte del pattern, molto 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 carino, e dopo ve lo faccio rivedere. Comunque io continuo sempre, vedete, magliettina bassa, e così completo anche questa riga. Poi dopo vi faccio rivedere i buchetti qui. Ecco qua. Allora, io sono andata avanti da me, ho fatto un po' di righe, 9 righe, e vedete questo effetto AX di cui vi parlavo. Ho fatto di più di 9 righe, ho fatto 16 righe, scusate. Sono 16-17 centimetri di larghezza e in 16 righe io qui ho in tutto 23 centimetri. Quindi adesso io vado a finire il mio gomitolino che ho qui e poi andiamo a rifare un attimino l'overview, insomma, di tutta la sciarpettina. Eccomi qua, ho finito il mio gomitolo, vedete qui mi è rimasto un pezzettino piccolo piccolo che vado a far scorrere all'interno dell'ultima magliettina e la vado a, insomma, a tirare in questo modo, cioè nel senso, in modo da non perderlo, la tiro bene, era quello il senso, e la sciarpettina è lunga 120 centimetri e non è ad anello, giusto così per confermare. Vi faccio vedere questo pattern facile facile fatto con le piccole X. Controllo sempre la larghezza che è di 17 cm, invece poi abbiamo visto che la lunghezza è di 120 cm. Vi ricordo che questo pattern può essere utilizzato per qualsiasi tipo di creazione in merito ad altre lunghezze e larghezze, e alla fine è molto molto facile da fare e decisamente molto molto veloce. Io spero davvero che questo video vi sia piaciuto e se così fosse, io vi invito a lasciare un like, lasciare un commento e condividere il video con i vostri amici. Vi ricordo inoltre di iscrivervi perché io qui faccio tantissimi video simili, sempre dedicati al fai da te e anche all'uncinetto. Noi ci vediamo molto molto presto con dei nuovi video. Io vi saluto. Ciao!